venerdì 1 marzo è il primo giorno di primavera meteorologica per convenzione internazionale, quindi ci stiamo avvicinando alla primavera. È vero che tutto può accadere, siamo ancora in inverno, però dai miei studi, quello che ho fatto sabato e domenica, costretto a stare a casa ovviamente, mi sono studiato dei modelli matematici internazionali e avremo questo flusso atlantico di diverse perturbazioni, fase di attenuazione, giornata di oggi e domani, due giornate asciutte. Però purtroppo che succede? Che queste perturbazioni atlantiche creano delle forti depressioni dell'area ciclonica nel Tirreno e da noi ci sarà un richiamo di aria sciroccale purtroppo. Quindi tanto vento intorno sud, passaggio di perturbazioni che danno luogo a qualche precipitazione a partire dalla giornata di mercoledì sera, giovedì e venerdì. Sarà buono, o meglio, assenza di precipitazioni sabato e domenica, però tanto vento a carattere sciroccale, temperature minime attorno agli 8 gradi, massime 16 gradi e sono addirittura 4-5 gradi oltre alla media del periodo. Di neve nemmeno a parlarne, tanta pioggia soltanto a ridosso degli invasi, quindi se c'è neve sarà al nord Italia e oltre 1200 metri, quindi in sostanza è una situazione più da autunno che da inverno. Però meglio di niente. Quindi, colonnello, pensando comunque alla nostra quotidianità, insomma, al fatto che siamo per strada, lavoriamo, usciamo, per oggi possiamo stare tranquilli, senza pioggia. Oggi e domani. No, oggi e domani senza pioggia, vento di scirocco, temperature gradevoli, 7-8 gradi la minima, 16 la massima addirittura. Per parlare di pioggia dovremmo riprendere gli ombrelli da mercoledì sera.